Quindi l'inizio di questa celebrazione, la quale vogliamo invocare, vogliamo invocare il nome della pace, riconosciamo i nostri peccati, le nostre inadempienze, le nostre responsabilità e proviamo a fidarci alla misericordia di Dio perché riempiamo il nostro peccato. Confesso. Dio onnipotente, e a voi fratelli e sorelle, ho molto peccato in questo parole, opere e decisioni. Per mia colpa, non colpa, mia grandissima colpa, questo subito la beata Santa Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, mi pregare per me, Signore. Abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Regna. Signore mio, che mediante il Magistero di San Benedetto hai aperto ai monaci una scuola di servizio divino e a tutto il popolo cristiano un centro di tradizione spirituale, concedi che anche noi corriamo con cuore da madre la via dei tuoi precetti, vivendo nel comunale la fede e nella dolcezza della tua pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli e i secoli. Thank you.
Marco Benedetto, patrono principale d'Europa, con la vetta apostolica Pacis Nuntius, definendolo quindi di testimone, messaggero di pace. Ma possiamo dire che San Paolo VI è salito a Monte Cassino come pellegrino di pace. Nella splendida omelia che pronunciò in quell'occasione, proprio nelle sue battute iniziali, affermava: qui la pace preghiamo, qui la pace preghiamo, qui la pace celebriamo. E dunque è salito a Monte Cassino con questo desiderio profondo nel cuore: trovare la pace, recare la pace, celebrare la pace. E vorrei che questo fosse il desiderio che ciascuno di noi custodisce nel segreto della propria vita, desiderio che lo Spirito sarebbe seguito per vivere insieme alla nostra comunità monastica in questo intenso momento di preghiera. Non solo celebrare l'anniversario, per quanto importante esso sia, non solo fare memoria di un passato significativo che può, deve continuare a dare senso al presente, di segnare il futuro, ma anche, anzi, soprattutto questo, trovare la pace, pregare la pace, celebrare la pace. E allora guardiamo a San Benedetto come il nostro patrono e protettore e chiediamo la sua intercessione perché Dio ci doni di percorrere le vie attraverso le quali, recuperati a noi stessi, possiamo davvero diventare uomini e donne di fede, di unità. La parola di Dio che abbiamo ascoltato non è ora la nostra preghiera, che rivolgiamo tanto che non vorrà rafforzarci nel dono del suo spirito. Preghiamo insieme dicendo: donaci la tua pace, Padre. Donaci la tua pace, Padre. Per la Chiesa, e in special modo per le comunità cristiane che vivono in Europa, perché illuminate dal fuoco dello Spirito possano essere segno di quel disegno di comunione e di pace per tutti i suoi figli. Preghiamo. Per i popoli europei, affinché possano, anche nel nostro tempo, lasciarsi guidare dalla testimonianza di San Benedetto e rinnovare nella luce dei valori che egli ha testimoniato la loro vita solidale, ospitale, laboriosa. Preghiamo. Monachesimo benedettino, perché con nuovo slancio possa coniugare il primato della ricerca di Dio con un impegno sapiente e fattivo nella costruzione della città dell'uomo. Preghiamo. Per tutti coloro che salgono il pellegrinaggio in questa chiesa, perché possano trovare pace e accogliendo il dono di Dio sappiano vivere nella pace della loro esistenza. Preghiamo. Per tutti noi qui presenti, perché non cadiamo nell'illusione di ottenere la pace a forma di fatto e senza sforzo, ma ci lasciamo confermare nell'impegno della purificazione del cuore, della quotidiana conversione e riconciliazione. Preghiamo. Thank you.
contento di vederlo per Cristo, il nostro Signore. E la sua grazia, infatti, singolarmente, fugge da qui dal luogo della luce del Vangelo, innalzato dal cielo per una strada confusa, e gli insegna il fuoco di tutti i tempi a cercare te, il Padre, per rendersi in te e le ricchezze eterne a te preparate. Per questi lumi della tua benevolenza, noi ti ringraziamo con gioia e con forte la voce di spiriti che ti ama e angeli nel vino di noi. Allo stesso modo,
che 15 è venuto il pellegrinaggio con il Casino con altri abati, quindi la prima